Il silenzio è un rumore che non c'è più. È un'eco che si allarga come la scia delle anatre nell'acqua. Ammutolisce piano piano. Il nulla giunge lentamente. È dapprima memoria di un suono, poi, quando finisce la memoria, si chiude il sipario della sordità prenatale, ottusa, vuota. Il silenzio è il valzer di Strauss in 2001 Odissea nello spazio. Il monolito capitombola nel vuoto. Rara è l'immagine del silenzio. Non la natura morta, dove s'aggirano fuori scena invisibili moscerini. Forse la sonda spaziale che galleggia nel nulla, oppure il cielo stellato visto dal cielo. C'è un altro silenzio. È il nostro intimo e a voce muta come i pensieri non espressi. Da questo silenzio tutto nostro ha origine l'arte, cioè il racconto dell'uomo che si racconta. Guardiamo la più normale delle nostre giornate. Se concentrassimo il tempo in cui durante una giornata usiamo la voce, ci accorgeremmo di aprire bocca per una parte irrisoria della nostra vita quotidiana. Un'ora? 2 ore? Sicuramente meno. E spesso per obbedire ai convenevoli, per informare o per dare comunicazioni che ci riguardano solo in parte. Più raramente per esprimere emozioni e ancor più raramente per emozionare. Se raccontiamo a qualcuno cosa ci è successo, non possiamo fare a meno di riferirgli atti, azioni e parole dette. Quasi mai ci riferiamo a quanto è accaduto nel silenzio della nostra intimità. Eppure è lì che succedono le cose più importanti della nostra vita. La lingua del silenzio è una sola e cambia con noi, è la nostra. E se è ingannevole, è anche colpevole. L'arte ha il compito di indagare nel silenzio degli esseri umani e di trasformare, con l'aiuto delle convenzioni di un linguaggio espressivo, la materia oscura e silenziosa in materia tangibile, comunicabile. Nel silenzio degli astri si specchia la morte, in quello degli uomini si nasconde il senso del vivere.